say we've got nothing in common, no common ground to start from. A Edimburgo abbiamo soggiornato per 4 giorni presso il campeggio Morton Hall, situato nella periferia meridionale della città, a circa una mezz'oretta di pullman dal centro. La metà orientale dei giardini di Prince Street è dominata dall'imponente guglia gotica dello Scott Monument, costruito con il denaro ricavato da una sottoscrizione pubblica in memoria di Sir Walter Scott, morto nel 1832. There's an ATM. Besides that, you've been a wonderful audience. Thanks for watching. Thanks for sticking around. If I could have you guys just move right over. Here we go, out the cone of three, everyone. One, two, three. Two and a half. Whoa! That's my favorite part of the show. Do that all day. All right, guys, get out your cameras. I have one trick for you. It's a Kodak moment and a really good souvenir. 1 foot on the 12-foot, extended, and 4 people like it. You guys are a tough audience. You sick people! They were clapping for that! I am gonna juggle the chainsaw! I'm not gonna do it over him! I need a child! And you know what? I got lucky with the weather. I got an excellent crowd. D'estate, nel centro di Edimburgo, si incontrano numerosi artisti di strada che riscuotono sempre un notevole successo, testimoniato da un pubblico sempre numeroso e attento. Questo artista, che prima abbiamo visto su di un'altissima bicicletta ad una ruota, viene dagli Stati Uniti. Juggling fire with huge flames. Very stupid. Kids, do not try this at home. Try it at grandma's house. She'll let you do anything. I'll try a couple tricks under the leg, under the other leg, under the middle leg. That's the dangerous one. Crisscross. Some chops. That was a mistake. Kind of like George W. Bush. Here we go, guys. Juggling in Glasgow. For those of you offended, is there anyone from Glasgow here? I apologize. And do it slower. Iniziando a scendere lungo il Royal Mile, a poca distanza dalla Castle Esplanade, si incontra lo Scotch Whisky Heritage Center, in cui è illustrato il processo di produzione del whisky in un percorso espositivo che abbina immagini, suoni e aromi. Presso il centro c'è anche un ristorante, dove ci siamo fermati anche noi per mangiare, e che serve piatti tradizionali scozzesi, alcuni dei quali hanno tra i loro ingredienti un goccio di whisky.
Edimburgo deve la sua nascita e la sua prosperità alle nere balze di Castle Rock, l'altura rocciosa che domina l'estremità ovest di Prince Street, sul quale è stato costruito il castello. Per la sua conformazione, infatti, questo colle era più facile da difendere. In Edimburgo l'animazione culmina ad agosto, il mese dei festival, quando l'intera città si riempie di scozzesi e stranieri in festa. Vi assicuro che i personaggi strani non mancano. Ricevette l'appellativo di regale nel XVI secolo, quando i sovrani iniziarono a utilizzarla per spostarsi tra il castello e il palazzo di Holyrood House. La via è suddivisa in quattro tratti: Castle Hill, Lawn Market, High Street e Canongate. Qui noi ci troviamo sulla Canongate, che oltre al Holyrood House porta anche al Parlamento scozzese. Il rilievo montuoso che vediamo si chiama Arthur's Seat ed ha un'altezza di 251 metri. È situato nel Holyrood Park, che ha una superficie di 263 ettari, un tempo tenuta di caccia dei sovrani scozzesi. L'entrance gateway del castello di Edimburgo si affaccia su una stretta via acciottolata che sale verso la Portcullis Gate, una porta cinquecentesca che conduce ai cannoni puntati lungo le batterie di Argyle e Mills Mount. In questo punto gli spalti merlati offrono al visitatore un panorama di grande bellezza che spazia dalla New Town sino al Firth of Forth. Durante la vacanza, Marco si è appassionato alle audioguide, che ha imparato a utilizzare con notevole disinvoltura. Questo è il famoso One O'Clock Gun, un cannone risalente alla Seconda Guerra Mondiale, che tutti i giorni alle 13 torna a far sentire il suo rombo assordante per segnalare l'ora esatta alle navi in radio. La ripida strada curva a sinistra e, superando un'altra porta detta Fugues Gate, sale al punto più alto di Castle Rock, coronato dalla piccola St. Margaret's Chapel, l'edificio più antico che si sia conservato a Edimburgo, eretta probabilmente intorno al 1130. Thank you.
principale gruppo di edifici presenti sulla sommità di Castle Rock sorge intorno a Crown Square, una piazza dominata dallo Scottish National War Memorial. Di fronte a questi si trova la Great Hall, edificata come sala delle cerimonie per Giacomo IV, che regnò dal 1488 al 1513.